Quindi è la chiesa numero uno di questo paese. Secondo voi li supera i 100 anni? Assolutamente no. È stata demolita nel 66 l'antica chiesa di San Giovanni Battista ed è stata ricostruita questa nuova chiesa, sempre con la pietra trachite, trachite rossa, locale. Però chiaramente non vediamo più come poteva essere l'antica chiesa. Nel 70 è stata edificata questa nuova chiesa parrocchiale. Conserva niente del fascino dell'antico. La strada che porta verso la chiesa di San Pietro, che Anche vedete il là cancello. dove sì, c'è anche il cartello, dove ci sono quegli alberi del cimitero. Questa chiesa di San Pietro risale al XII secolo. Adesso noi ci portiamo qui a Sabrazza, dove appunto si lavavano i panni, e poi all'antico presepe, che è proprio di fronte a questa casa in trachite rossa. Invece il lavatoio si trova qui sotto, ecco, lo vediamo un po' dall'alto. Venite qua, ci sono alcuni lachitus. Ecco, lo possiamo vedere, qui sgorga ancora l'acqua. Si è conservato veramente poco e i lachitus li hanno messi, ce ne sono sei, come vedete uno è quasi totalmente rotto. Ok, adesso abbiamo da fare una bella salitina. E questa era la strada che potevamo fare sempre scendendo. Abbiamo scelto l'altra che era molto più semplice. E qui abbiamo sulla destra l'antico presepe. Guardate, qui il sole non arriva, quindi state attenti perché come camminate. L'hanno ambientato in un contesto sardo, c'è il nuraghe, infatti, le diverse casette, e poi ci dovrebbe essere il pastore, la capanna. La capanna, ecco, vediamo, potete salire anche da qui, oppure passare più avanti, state attenti sempre dove mettete i piedi. Ecco, l'hanno abbellito con queste casettine che hanno posto di recente, ma il presepe in trachite, ecco, inizia da qui con i pastori, le pecorelle e la Santa Famiglia. È fantastico. E questo lavorato tutto da questo bravo scalpellino Licheri. A lei il signore è di qua? No, non sono di qua. Però lo sa. Ah, Suocero di mia figlia. perfetto. È morto qualche anno fa, un po' di 5-6 anni fa. Vedete che bel regalo permanente. Questo è sempre qui. Ah, sempre. Sempre, sempre, sempre.